Posso fare una domanda inerente? Posso fare una proprio inerente alle innovazioni? No, scusa, gli oneri non cessori. A parte che nessuno ha deciso, te c'ho l'assessore Caprari qua. Posso dire una cosa, che questo quartiere trasse vantaggio negli anni precedenti dagli oneri non cessori di Casal dei Pazzi per realizzare il parco Doccia alla Fontana. Quindi gli oneri concessori per i quali si è realizzato quella roba lì furono gli oneri concessori di Casal dei Pazzi. Ci ho detto, gli oneri concessori non è te questo quartiere, ma che sono scaturiti da questi interventi già sono stati come immaginati in questo quartiere. Quindi se c'è qualche voce che dice il contrario è falsa e tendenziosa, però se serve un impegno mio e della Giunta nell'utilizzare i fondi di Colia su Colia viene, impegno preso. Posso fare una domanda inerente a quello che ha appena detto? No, Sulle concessioni, soltanto un momento, volevo soltanto dire che però la prendiamo in parole, quindi chiederemo un incontro, l'altro giorno giovedì ci incontriamo al più municipio alto, per più parlare delle voce. problematiche del quartiere. Utilizziamo quell'incontro allargando la platea, no? Chiederemo poi, organizzeremo quindi questo incontro anche successivo. Sappiamo dall'altro che ci sono anche dei bandi qui nel quartiere per quanto riguarda gli spogli, che sono nella piazza Calati, diciamo, la buca di Via Massidro. Noi vorremmo partecipare. Abbiamo fatto in comune. Allora, capito, noi interfaccia è lei, poi con lei andiamo al comune e andiamo dove No, il problema non c'è interfaccia, il bando è stato fatto, ci sono dei vincitori. Che ha fatto? Beh, quello di Villa Fassini sì. Per cui, siccome è un bando, si partecipa al bando, ma lo dico che il bando è del comune, quindi è il comune che farà la graduatoria dei vincitori. Quindi, come dire, o ci si organizza per tempo partecipando a un bando, essendo un bando pubblico, oppure i cittadini rischiano di essere out, perché in quel bando probabilmente chi ha potere contrattuale ed economico vincerà il bando. Ma ripeto, il municipio è fuori da questa partita, come purtroppo in tante altre partite. Cittadina vogliono essere fuori. Allora, adesso do un'altra parola a Piccaro. Scusate, due parole soltanto, sono Antonio Piccaro e rappresento il coordinamento dell'associazione Crisalide, che come diceva Carlo Mariotti ha partecipato in maniera convinta e determinante alla organizzazione di questa iniziativa. E come tale, insieme, come raggruppamento unitario, intanto siamo stati concorrenti perché Crisalide è anche un contributo importante dal sito colianere.org che ci ha dato un contributo decisivo per informare gran parte dei cittadini di Colianere. Quindi credo che noi dicevamo fino a ieri mattina che la soglia di successo sarebbe stata 50 persone tra noi, ne abbiamo contate 100, 120, quindi l'iniziativa da questo punto di vista, come dire, è stata importante, anche perché ci abbiamo lavorato in più organizzazioni, quindi come sempre l'unità Legambiente, credo che il contributo di Legambiente lo vedete fisicamente da lì, ci sono quattro organismi che hanno lavorato coralmente a questa iniziativa. Dopodiché, gli aspetti tecnici, Presidente, mi consenta, credo che abbiamo chiesto un tavolo, avremo occasione, modi e luoghi per approfondire i dettagli e anche tirar fuori le voci che eventualmente non funzionano, che magari non rispondono alla realtà. Però credo che non può essere un'assemblea così grande e importante il momento in cui si approfondiscono questi aspetti specialistici. La maggior parte di noi non li capirebbe, per esempio, io non li capisco, scusate. Dopodiché, e chiudo veramente, a questa iniziativa abbiamo tentato di dare una doppia valenza, una operativa, la pulizia, ho parlato con qualcuno, non è che noi ci stiamo costituendo un'impresa cooperativa che fa le pulizie, che domenica prossima andiamo all'altro parco, non è questo. Abbiamo voluto dimostrare a noi stessi che non è vero che siamo sporcaccioni. Siamo anche un po' sconsiderati, ma siamo gente seria, la maggior parte di noi cittadini, dico, poi le istituzioni hanno le loro responsabilità, ma non sono mai solo e soltanto le nostre. Dobbiamo migliorare, ma siamo già migliorati abbastanza, credo, perché parlarci sempre male non credo che funzioni addosso. Quindi, la doppia valenza era la pulizia, non in quanto tale, che pure c'è stata e si vede, ma il fatto che attorno a questa partisse un discorso di, abbiamo messo i nostri volantini, rivalorizzare il rapporto cittadini-istituzioni. Questo era il taglio, tra virgolette, politico che abbiamo voluto dare. Però consentitemi, questo taglio si mantiene se non lasciamo fare comizi a nessuno. Abbiamo detto comizi no.
non ce la lasciamo più. E allora smettiamo. Vogliamo che i politici facciano il loro lavoro, assumano responsabilità, come sta facendo e con noi si superi questa spaccatura, questa distanza stellare tra cittadini e politica. Tutti questa cosa la sappiamo. E se non siamo attenti, noi contribuiamo ad incrementare questa distanza se manteniamo sempre questa modalità di fare i comizi. Comizi no, approfondimenti, incontri, partecipazione effettiva e consapevole. Diversamente avremmo fatto lo sbaglio madornale. Ma credo di no, credo che questa cosa è un grande successo. Grazie. Poi sarò un minimalista, due cose molto concrete. Allora, per quanto riguarda l'isola ecologica, a me è successo, a me personalmente è successo parecchie volte, non sempre, di tornare indietro perché era piena. Ora, visto che c'è il responsabile dell'isola ecologica, bisogna capire che i cittadini quando caricano la macchina di rifiuti ingombranti, eccetera, non possono poi rismontare, tornare a casa e rismontare tutto. Quindi che vada migliorato, cioè vorrei che mi sentisse anche il presidente. Giusto. Vorrei che mi sentisse anche il presidente. Cioè, l'isola ecologica deve funzionare bene. Per favore. È successo. Che si trova chiusa. No, chiusa, si trova pieno. Se è pieno non puoi conferire. E dove andiamo? Ci stanno anche 10 isole ecologiche. Ma come mai è piena? È pieno perché se viene. Secondo problema, scusate. Va risolto, non può andare così. Sì, sappiamo chi ce lo viene a prendere. Quale altro? Quando va banco. Secondo problema, volevo che il presidente mi ascoltasse perché c'è un problema alla posta di Viale Togliatti di pulizia del parcheggio e delle aiole. Diciamo è sporchissimo, ci sono accumuli di immondizia così e non si pulisce mai, perché io ho fatto delle foto. Le ultime foto le ho fatte il 29 settembre, la notte mattina era ancora così. L'AMA, l'ho sentito stamattina, dice che non è di competenza sua. Il direttore del posto dice che non è di competenza sua, il problema va risolto assolutamente perché è integrato. Volevo far fare solo un ultimo intervento all'assessore Gallè, che c'è una cosa da dire sul depuratore. Se non lo sapesse, io sono la nuova entry sono guardato attentamente la tematica di quali depuratori per quanto riguarda l'impianto. Mi hanno detto, ho saputo che voi come comitato avete chiesto una relazione all'ingegnere Aureli per quanto riguarda gli interventi che sono stati fatti per questi impianti. Io volevo sapere se questa relazione è stata fatta verbalmente o è stata fatta per iscritto, perché questo ingegnere, l'ingegnere Aureli, si è rifugiato sul fatto che questi impianti rientrano nei limiti di tollerabilità. Ma voi dovete sapere che i limiti di tollerabilità dipendono dal contesto in cui l'impianto si trova. Se l'impianto si trova in un'area industriale, questi limiti di tollerabilità sono molto più alti rispetto ai limiti che sono vigenti in una zona democratica dove ci sono abitanti. Questo significa che io adesso, in quanto organo istituzionale, chiederò questa relazione direttamente all'ingegnere Aureli. Qualora solo dovesse essere, non dovessero fornirla, io poi concorderò con il capogruppo dottor Pantani e con chi altri di competenza per supportare questa richiesta di relazione con una firma dei cittadini, in modo tale che poi farò chiederò un accesso ai documenti amministrativi supportato da una responsabilità penale, perché voi dovete sapere che gli organi istituzionali, quando si presenta un accesso ai documenti amministrativi, sono obbligati entro 30 giorni a dar risposta. Quindi io prego chi si è poi tecnicamente occupato di questa situazione di poter confidare con me per portare avanti questo discorso. È un discorso molto difficile, perché questi miasmi non verranno eliminati, è molto difficile. Però, come disse un signore tedesco, Emmanuel Kant, nessuna cosa inizia se non si comincia.